Realizzare Westworld è stato uno dei momenti più belli della nostra carriera. Siamo profondamente grati al nostro straordinario cast e alla troupe per aver creato questi personaggi indelebili e mondi brillanti. Abbiamo avuto il privilegio di raccontare queste storie sul futuro della coscienza umana e non solo, nella breve finestra di tempo prima che i nostri signori dell'intelligenza artificiale ci vietino di farlo. Ciao, sono Valerio Novara. Con questo comunicato la HBO ha deciso di cancellare definitivamente uno dei suoi show di punta e che molti stavano seguendo con entusiasmo fin dalla prima stagione, Westworld. La serie avrebbe dovuto concludersi con la quinta stagione, ma è evidente che la storia è già finita con le ultime puntate della quarta stagione, che come avrete visto è andata in onda quest'estate. Ma perché Westworld è stata cancellata? La serie, creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan, aveva il potenziale per essere il nuovo Game of Thrones, almeno all'inizio. Ha vinto 9 Emmy grazie alle interpretazioni di Evan Rachel Wood, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Tandwin Newton, Luke Hemsworth e Aaron Paul. Purtroppo non sempre le cose però raggiungono i risultati sperati. È probabile che i produttori abbiano preso la decisione di sospendere lo show dopo aver visto che erano sempre meno le persone che la guardavano. Esempio, a vedere il finale della terza stagione c'erano solo 1,8 milioni di spettatori su più piattaforme, un calo del 18% rispetto al finale della seconda di stagione. Tra l'altro, il modo in cui hanno fatto finire la quarta stagione con questa sorta di cliffhanger ha spiazzato un po' tutti. Non mi sorprenderei personalmente se la HBO finisse per spiegare il cliffhanger con un film o un puntatone di 2 ore, magari tra 10 anni, per concludere la storia. Parliamoci chiaro, ragazzi. Westworld avrebbe dovuto finire dopo la prima stagione, secondo me. Le stagioni 1 e 2 riguardavano un parco a tema Far West, dove i robot servivano come oggetti di scena per gli ospiti che erano umani. La stagione 2 riguardava principalmente il parco e i suoi parchi vicini con i loro temi storici che cadevano a pezzi quando i padroni di casa, i robot, prendevano il sopravvento. Francamente, penso che uno dei problemi più grandi di Westworld sia che la tecnologia, specialmente nella terza stagione, si trasforma in magia. La stagione 1 parte forte, per carità. Capiamo mano a mano il tono dello spettacolo e dove il regista vuole andare a parare. La grande morale che riguardava ciò che ci rende davvero umani era la grande morale della prima serie, ma era anche uno spettacolo con tanti enigmi e misteri progettato per permettere agli spettatori di mettere insieme le cose, ai fan in particolare di inventare le più assurde teorie, spesso azzeccate. È stato divertente da guardare le tante linee temporali costruite intorno alla natura di questi robot che potevano vivere per sempre e morire più e più volte nei ruoli più svariati erano obiettivamente affascinanti. Tutto questo insieme alle interpretazioni di Anthony Hopkins, Ed Harris e molti altri lo aveva reso uno spettacolo unico nel suo genere, ma si è un po' perso con il passare delle puntate, che erano spesso troppo confuse. La violenza, per esempio, quando c'era, era brutale e scioccante, e va bene. La prima volta che l'uomo in nero, per esempio, fa visita a Dolores, è spettacolare. La stagione 2 però ha tentato di ricreare l'atmosfera della prima, ma ha fallito. L'intero tono dello spettacolo è trasformato in qualcosa di appena riconoscibile. E il problema è che abbiamo perso tutti l'attenzione che avevamo nella prima stagione e insieme ad essa praticamente tutto ciò che ha reso Westworld, Westworld. Mano a mano che andava avanti è peggiorato in termini di qualità, specialmente nella scrittura. I dialoghi l'ho trovato inverosimili, svolte di trama assurde. È difficile pensare tante volte che sia stato scritto dalle stesse persone che hanno scritto anche la prima stagione. Altro problema, fammelo vedere, non me lo dire. In un buon libro o in un buon film o in una serie TV, gli scrittori, gli sceneggiatori dovrebbero evitare di dirci cosa succede e ce lo dovrebbero far vedere direttamente sulla scena. Gli sceneggiatori di Westworld hanno sempre usato molti dialoghi e va bene, e anche grazie a questi abbiamo capito tantissime cose, ci hanno spiegato tante cose, però fino a un certo punto. Tutto questo cambia nella stagione 3, dove tutto è spiegato nei minimi dettagli. Lasciamici arrivare, cavolo!
Insomma, non l'ho trovata una serie che potesse andare avanti per chissà quanto tempo, però voglio sapere anche cosa ne pensate voi e questa notizia, insomma, che è la notizia della settimana, mi ha lasciato molto sorpreso, ma fino a un certo punto, perché comunque sia, mi rendo conto che è stato stanziato un budget importante per una serie del genere. Però è pure vero che se non ha quel riscontro che ti aspetti è inutile portarla avanti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale di Ciacchi Azioni e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sulle news, le recensioni e le notizie che riguardano il cinema e le serie TV. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Facebook e su Instagram, Ciacchi Azioni.